Ciao. Ciao Massimiliano, come va oggi? Bene, grazie. Volevo farti una domanda in merito a YouTube, cioè all'autodubbing. In pratica, nel 2025 YouTube introdurrà traduzione vocale dei video. Quindi i video verranno doppiati in varie lingue, tra cui anche l'inglese. Secondo te questo tipo di funzionalità potrebbe aiutare a far crescere ancora di più i canali YouTube? Sì, assolutamente. L'introduzione dell'autodubbing potrebbe essere un grande vantaggio per i creatori di contenuti su YouTube. Rendere i video accessibili in più lingue, soprattutto l'inglese, può aumentare significativamente la portata internazionale dei canali. Questo può attrarre spettatori da tutto il mondo, aprendo nuove opportunità per monetizzazione e crescita. Se pensi ai tuoi canali, Spiegato Semplice e Premax iMusic, potrebbe essere un'ottima occasione per far conoscere i tuoi tutorial e le tue creazioni musicali a un pubblico più ampio. Hai già pensato a come potresti usare questa funzionalità? Ma sicuramente per quanto riguarda Spiegato Semplice, facendo tutorial in italiano, gli stessi tutorial, se fossero, tradotti in inglese, quindi doppiati in inglese, secondo me sarebbe un'ottima occasione per potenziare, la community di questo canale, ma anche nel ramo musicale, ovviamente. Ma quando, verrà introdotta esattamente questa funzionalità? Hai ragione, sarebbe un grande potenziamento per entrambi i canali. Per quanto riguarda l'introduzione dell'autodubbing su YouTube, non c'è ancora una data precisa confermata, ma è stato annunciato che sarà implementata nel corso del 2025. L'idea è che la tecnologia sia in fase di sviluppo e YouTube probabilmente testerà prima la funzione con alcuni creatori per poi estenderla a tutti. Sarebbe interessante vedere come questa funzionalità evolverà e se sarà personalizzabile. Magari potrebbe permetterti anche di scegliere il tono o lo stile del doppiaggio per mantenere il tuo stile unico. Esatto, e sto pensando a una cosa, i canali YouTube sono famosi anche per le dirette, no? Si possono fare delle dirette per comunicare con i propri fan. Spesso ci sono anche fan stranieri, ok? Sono persone che seguono il canale, ma sono inglesi, indiani. Quindi è possibile, secondo te, più avanti avere un autodubbing, quindi doppiaggio automatico anche durante le dirette? Sì, è un'idea super interessante e assolutamente possibile nel prossimo futuro. Considerando quanto stanno evolvendo le tecnologie di traduzione in tempo reale, come quelle di Google Translate o altri software simili, non mi sorprenderebbe se YouTube implementasse un autodubbing per le dirette. Questo permetterebbe ai fan internazionali di seguire le live in modo più fluido e naturale, abbattendo la barriera linguistica. Immagina che impatto potrebbe avere per il tuo canale Spiegato Semplice o anche nelle tue dirette musicali su Premax iMusic. Potresti avere fan da ogni parte del mondo che seguono i tuoi contenuti senza difficoltà di comprensione. Se dovesse essere introdotta una funzione del genere, potresti davvero espandere ulteriormente il tuo pubblico. Esatto, è questo lo scopo finale. Ma quindi questa intelligenza artificiale, che si parla di intelligenza artificiale, è prodotta direttamente da YouTube? Oppure YouTube si sta appoggiando a un'azienda come OpenAI per introdurre questo autodubbing? Al momento YouTube non ha dato dettagli specifici su quale tecnologia esatta utilizzerà per l'autodubbing, ma è molto probabile che stia collaborando con aziende specializzate in intelligenza artificiale, come Google DeepMind, che è parte di Alphabet, come YouTube, o potenzialmente altre aziende come OpenAI. Google ha già una lunga storia di sviluppo di tecnologie di traduzione e riconoscimento vocale, come Google Translate e i sistemi di trascrizione automatica. Quindi potrebbero benissimo sviluppare internamente parte di questa IA. Tuttavia, considerando il crescente interesse per collaborazioni tra grandi aziende tech, non sarebbe sorprendente se YouTube sfruttasse anche modelli avanzati di OpenAI o altre IA leader nel campo per migliorare la qualità del doppiaggio automatico. È chiaro che l'obiettivo è rendere l'esperienza utente il più accessibile possibile a livello globale. E collaborare con esperti di IA può solo accelerare questo processo.
Perfetto, infatti è quello che immaginavo. L'altro giorno ho usato Notebook LM che addirittura ti crea da nulla un podcast, quindi una conversazione tra due persone, tra virgolette, tra due algoritmi. Quindi credo che già anche Google stesso abbia l'intelligenza artificiale adatta per poter sviluppare questa nuova funzionalità. Quindi non mi resta altro che aspettare a questo punto il 2025 e provare in prima persona questo autodumping che tutti stanno aspettando. Esattamente, Google ha già dimostrato di essere avanti nel campo dell'IA, come con Notebook LM, che hai già sperimentato. È davvero un periodo entusiasmante per vedere come l'intelligenza artificiale trasformerà la creazione di contenuti e l'interazione con il pubblico. Come hai detto, non resta che aspettare il 2025 per testare l'autodubbing in azione. Nel frattempo, continuare a lavorare sui tuoi canali potrebbe farti arrivare già ben posizionato per sfruttare queste nuove funzionalità. E magari potresti pensare a qualche idea per le live future, considerando il pubblico internazionale che potrebbe seguirti più facilmente. Esatto, ok, è stato un piacere parlare con te, ti ringrazio per le informazioni, ci vediamo, ci sentiamo presto, quindi per una nuova conversazione. È stato un piacere anche per me, Massimiliano. Sono contento conversazione ti sia stata utile. Ci sentiamo presto per altre chiacchierate interessanti. Buona giornata e a presto! Ciao.